terrorista arrestato a Cosenza, marocchino, 25 anni, si era recato in Turchia ma era stato respinto. Il blitz all'alba di questa mattina, il giovane si difende: non appartengo all'ISIS, ma gli inquirenti ribadiscono elementi solidi contro di lui. L'Ndrangheta fotografata dalla DIA, la relazione al Parlamento fotografa la dimensione tentacolare dell'organizzazione criminale più radicata nel mondo, la mafia della zona grigia e le nuove enclavi tra Svizzera, Germania e Regno Unito. Così abbiamo il monopolio dei rifiuti. Ecco come le cosche controllano il settore in Calabria. Le intercettazioni dell'inchiesta morsa sugli appalti che tirano in ballo l'ASED, recentemente approdata a Vibo, e che il nuovo pentito Salvatore Aiello è chiamato a spiegare la DDA di Reggio. Porto di Gioia Tauro, scuse dalla Sicilia. Dopo le parole del governatore Crocetta sull'inquinamento mafioso allo scalo calabrese, la levata di scudi della politica locale, quindi le scuse del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone. Catanzaro, cocente sconfitta, le Aquile recriminano dopo la disfatta casalinga contro il Foggia. La compagine pugliese porta via l'intera posta, siglando 3 reti al Ceravolo, forti contestazioni all'arbitro e poi risultati e gol di Serie D. Buon lunedì ai telespettatori della C. Dunque, questi principali fatti del giorno, lo avete sentito in apertura di telegiornale, il blitz condotto stamani dalla Digos di Cosenza e dal servizio antiterrorismo all'esito di un'indagine condotta dalla DDA di Catanzaro. In arresto un giovane marocchino presunto affiliato all'ISIS, residente a Luzzi. Marocchino, 25 anni, commerciante ambulante di tappeti, residente a Luzzi. Viene arrestato all'alba dagli agenti della Digos di Cosenza e del servizio antiterrorismo, all'epilogo di un'indagine antiterrorismo coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Hamil Mehdi, residente a Luzzi, è stato fermato con l'accusa di addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale, reato recentemente introdotto grazie al decreto antiterrorismo. Sarebbe stato in pratica un foreign fighters, un jihadista da tastiera. Giunto in Italia nel 2006, a luglio si era recato in Turchia, ma era stato respinto per motivi di sicurezza e per questo era rientrato nella cittadina calabrese. Era quindi finito sotto osservazione di Digos e servizi antiterrorismo. Ero andato in Turchia solo per pregare, mi avevano già contestato di appartenere all'ISIS, ma io ripeto che non appartengo all'ISIS. Queste le parole proferite dal giovane marocchino al momento dell'arresto. Gli inquirenti d'altronde ritengono di avere nei suoi confronti elementi indiziari solidi. Soddisfazione per l'operazione portata a termine all'alba di stamani è stata espressa dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Rossana Muraca per la CNews 24. Ed ecco cosa hanno dichiarato stamani a margine della conferenza stampa tenutasi a Cosenza gli inquirenti. Vi era un autoaddestramento nascente dalla consultazione sul web sia di i manuali che di i video o relativi all'autoaddestramento e alla causa dell'ISIS, quindi decapitazioni video relativi a momenti preliminari a soggetti che erano pronti al martirio e si inneggiava appunto alla lotta contro gli occidentali e al paradiso per chi resisteva a queste e chi lottava contro il decadimento degli occidentali. Con il suo telefonino sono state notate e quindi monitorate delle triangolazioni anche di utenze con utenze riferibili a soggetti arrestati per terrorismo. Sulla sua utenza è stata verificata la presenza, sotto dei nomi che riteniamo di fantasia, di utenze che erano state in contatto con il terrorista del Kazani, che era stato fermato sul treno Amsterdam-Parigi nell'anno scorso. Non è la prima volta che si segue dall'inizio, ma è la prima volta che sicuramente viene applicata una fattispecie che è quella dell'autoaddestramento che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fortemente voluto, perché erano già capitati casi analoghi in cui in sede giudiziaria non si era riusciti ad fare ricorso ad una norma così dettagliata, così importante, che descrivesse un fenomeno come quello di chi in maniera autonoma, sganciata da organizzazioni terroristiche internazionali, riesce a procurarsi informazioni evidentemente per la commissione di atti di violenza all'estero. Questa sì è la prima volta. Rossana Muraca per la CNews 24.
Da Cosenza a Reggio Calabria, anche qui in azione la Polizia di Stato che con 16 arresti ha inferto un nuovo pesante colpo alla Cosca Franco, egemone nella frazione Pellaro. Associazione mafiosa, estorsione e altri reati connessi. Ecco le accuse che la DDA di Reggio muove contro quella che viene definita per la prima volta come Cosca Franco, una consorteria attiva nel quartiere di Pellaro, il cui capo, Giovanni Franco, fu catturato nel 2013 a Cap d'Antibes, in Costa Azzurra. Negli anni le inchieste coordinate dalla Procura Reggina hanno tracciato un ritratto completo del gruppo criminale che ruotava attorno all'ex latitante, quello stesso gruppo cui appartenevano i 16 presunti fiancheggiatori di Franco finiti in manette oggi. Personaggi come gli Ambrogio, legati, secondo gli inquirenti, alla Cosca Iamonte di Pellaro, si sarebbero mossi su ordine di Franco per reclutare nuovi indranghetisti e mandarli in strada, oltre a favorire la latitanza del capo, mettendo in atto strategie degne di una spy story. Per andare a trovare Franco oltre Alpe, avrebbero spedito i propri cellulari accesi in una località turistica del nord per sviare le indagini della polizia che evidentemente sapevano sulle proprie tracce. Tra i reati contestati e fermati anche le estorsioni a un bed and breakfast di Melito, tartassato senza pietà fino a provocarne la chiusura. Francesco Creazzo per la CNews 24. L'andrangheta è la mafia della zona grigia, è una delle considerazioni salienti che emergono dall'ultima relazione presentata dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento. L'andrangheta continua a rappresentare un pesante fattore frenante per lo sviluppo economico e sociale della Calabria. Il dato emerge prepotentemente dall'ultima relazione che la DIE ha consegnato al Parlamento, un report che racconta come e dove i tentacoli delle 'ndrine si sono arrampicati nel primo semestre del 2015. Quella calabrese è la mafia della cosiddetta zona grigia, un'organizzazione criminale capace di intessere legami con il mondo dell'imprenditoria, della politica e dell'economia. Non è un caso che fra le attività elencate dalla DIA come possibili nuovi approdi criminali della mafia calabrese si trovino certi tipi di affari strettamente legati al mondo amministrativo ed economico. In testa ci sono le procedure di gestione dei fondi strutturali e le assegnazioni di finanziamenti pubblici, anche mediante acquisizione di sovvenzioni a soggetti senza reale titolo. Troviamo poi i contratti di area e i patti territoriali, i piani attuativi di lottizzazioni per la realizzazione edilizia, i processi di riqualificazione dei centri urbani calabresi e delle zone industriali dismesse, ma anche le bonifiche e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali. Ma attenzione, ciliegina sulla torta, l'andrangheta si diverte anche a investire in borsa, si inserisce, dicono alla DIA, con capitali occulti in società finanziarie attive nel mercato nazionale e internazionale, compreso quello del sud-est asiatico. Michela Mancini per la CNews 24. Restiamo alla ultima relazione della DIA al Parlamento. La struttura tentacolare dell'andrangheta consente all'organizzazione di avere adesso basi sempre più solide anche nel resto d'Europa, in particolare Svizzera, Germania e Regno Unito. L'andrangheta colonizza, l'andrangheta agisce come una multinazionale. Quella calabrese è una mafia che ha una connaturata tendenza a replicare altrove gli assetti organizzativi interni alle cosche. A dirlo è la DIA. Che le 'ndrine fossero arrivate nelle regioni del centro e del nord Italia lo sapevamo già. L'andrangheta ha buon fiuto per gli affari e arriva laddove c'è maggior ricchezza. Ma quel che emerge dal dossier della DIA è un altro dato ben più preoccupante. L'andrangheta ormai ha superato i confini nazionali e non solo per quel che riguarda il traffico di cocaina, che la vede in strettissimi rapporti con i paesi del Sud America. Secondo la DIA in Europa, le 'ndrine potrebbero minacciare parte dei territori della Germania e della Svizzera, dove l'organizzazione risulterebbe attiva soprattutto nel narcotraffico, nel riciclaggio e nel reimpiego di denaro. Anche l'Austria, specie nell'area a sud-ovest di Vienna, è segnalata quale paese di interesse per gli investimenti dell'andrangheta del versante tirrenico reggino. Nel Regno Unito, invece, la criminalità calabrese potrebbe approfittare delle opportunità connesse all'importante mercato finanziario, nuovo business della mafia multinazionale nostrana. Michela Mancini per la CNews 24.
Per le cosche un grande business è quello dei rifiuti. A Reggio Calabria parla un pentito che spiega come la malavita tenga in pugno il settore in tutta la regione. In alcune intercettazioni acquisite dal procedimento mafia sugli appalti parla anche dell'ASED, azienda adesso approdata anche a Vibo Valentia. Vediamo. L'uomo dei rifiuti nella holding 'Ndrangheta si chiamava Salvatore Aiello. Cugino del boss degli Arcoti, Orazio De Stefano, oggi un collaboratore di giustizia. Tra il 2007 e il 2010 è stato direttore tecnico di Fata Morgana, municipalizzata e impegnata nella raccolta differenziata a Reggio, azienda che avrebbe fatto parte di quel sistema orchestrato per consentire alla 'Ndrangheta di controllare il business dei rifiuti. Finì per la prima volta al centro dell'attenzione degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta morsa sugli appalti, che nell'agosto del 2014 condusse ad una maxi retata tra la Locri e la Piana di Gioia Tauro. In quella circostanza gli inquirenti guidati dal procuratore Federico Cafiero De Rao lo beccarono a dialogare con uno dei Mamma Santissima più blasonati, Peppe Commisso, detto Umastro. Le intercettazioni tra il superboss e Aiello cristallizzavano, per gli inquirenti, una circostanza molto interessante. Da anni in Calabria esisterebbe sui rifiuti una sorta di monopolio del gruppo rappresentato dallo stesso cugino dei De Stefano e, si legge tra le carte di quel procedimento, la ASED di Melito Portosalvo, la stessa ASED, acronimo di Azienda Servizi Ecologici e Diversi, che recentemente è approdata anche a Vibo Valentia, realtà in cui il sistema dei rifiuti più che altrove è da sempre nell'occhio del ciclone. Davanti a Peppe Commisso, Aiello annunciava una partnership che consentisse ai due colossi dei rifiuti di radicarsi anche su Siderno e sulla Locride, circostanze sulle quali il neopentito, che ha già abbondantemente esaurito i suoi primi 180 giorni di collaborazione, avrebbe offerto interessanti elementi cognitivi ai PM della Procura Antimafia di Reggio Calabria. Pietro Comito per la CNews 24. Ma com'è arrivata l'ASED a Vibo Valentia? Lo ha spiegato il sindaco Elio Costa in una lunga intervista sull'attività fin qui svolta, rilasciata al nostro Angelo De Luca. La versione integrale sarà trasmessa nei prossimi giorni. Questo però è un interessante stralcio che riguarda appunto la gestione dei rifiuti. Nel momento in cui io sono entrato nel comune di Vibo Valentia c'erano già delle grandi conflittualità tra i vari dirigenti e la vecchia Progetto Ambiente, che gestiva prima la raccolta della spazzatura in quanto non aveva provveduto alla raccolta differenziata. Sostenevano perché non erano stati dati i due ecocentri. Io nel mese di luglio non ho fatto altro che girare sotto un solo ecocente veramente per individuare gli ecocentri che avevo dato, che avevo individuato, e loro erano perfettamente d'accordo, solo che non hanno mai presentato il progetto, evidentemente non avevano alcuna intenzione di farlo. Mi sono trovato in un momento in cui la città era priva di una società che doveva provvedere alla raccolta della spazzatura e quindi ho dovuto fare già nel mese di luglio un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale prorogavo e assegnavo alla Progetto Ambiente l'obbligo di continuare. Dopodiché contemporaneamente si è fatto anche la gara ad urgenza, una manifestazione di interesse che si è aggiudicata l'ASED. Ora la città incomincia a essere più pulita, si inizierà con la differenziata i primi di febbraio, ma la città certamente è più pulita di come lo era in precedenza. Andiamo avanti con la cronaca, torniamo ad occuparci di caporalato. Nella piana di Sibari un'indagine della Guardia di Finanza ha portato al deferimento di 6 nuovi presunti schiavisti. Per soli 100 euro al mese ed un posto letto in container fatiscenti, braccianti agricoli italiani ed extracomunitari venivano sfruttati da una rete illecita di caporalato operativo nella Sibaritide. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza ha portato alla denuncia di 6 persone ritenute responsabili dello sfruttamento di lavoro, attuato con violenze e minacce. Dopo sopralluoghi, pedinamenti e riscontri con foto e video, sono stati segnalati 4 uomini di nazionalità italiana, un bulgaro e un pakistano, accusati di aver organizzato e reclutato manodopera agricola, fornendo intermediazione ad aziende del territorio. Inoltre lo stesso cittadino pakistano è stato denunciato per porto abusivo d'armi.
Secondo le indagini, i lavoratori venivano continuamente impiegati per 10 ore di lavoro al giorno, senza alcuna pausa e senza poter mangiare, ricevendo una retribuzione di 1 euro ogni ora di lavoro e vivendo in abitazioni con scarse condizioni igieniche. La questione del caporalato in Calabria, in particolare nella Sibaritide, conferma la problematica dell'equazione agricoltura uguale lavoro nero, evidenziando l'espansione di un disagio divenuto una forma di schiavitù della porta accanto. Rossana Muraca per la CNews 24. Andiamo ancora avanti, torniamo alle polemiche generate dalle dichiarazioni del presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, dopo la designazione di Gioia Tauro quale sede della nuova autority portuale. Dichiarazioni pesanti per le quali adesso si scusa il presidente dell'assemblea regionale siciliana, Ardizzone. La designazione di Gioia Tauro quale sede dell'autority portuale che governerà l'intera area dello stretto non l'ha affatto gradita. E così il governatore siciliano, Rosario Crocetta, si è lasciato andare un po' troppo. A Gioia Tauro c'è l'Andrangheta e Messina, a timore di questa organizzazione criminale, come se la Sicilia fosse immune dalle organizzazioni criminali, come se l'Andrangheta fosse sola a Gioia Tauro. In Calabria è levata di scudi, i sindaci bollano Crocetta come l'autore di un attacco volgare contro Gioia. Severo il presidente della provincia di Reggio, Giuseppe Raffa, nessuno gli ha attribuito l'autorità morale di assegnare patenti di mafiosità. E mentre il sindaco Falcomatà ribadisce l'importanza del riconoscimento attribuito allo Scalo della Piana per lo sviluppo dell'intera area metropolitana, Sebi Romeo, capogruppo Demmi in consiglio regionale, manifesta la sua incredulità. Stupisce, dice, che certe parole provengano da un uomo del sud. Chi getta acqua sul fuoco è il presidente dell'assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, che da messinese e da siciliano chiede scusa per le improvvide e inopportune dichiarazioni del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Da Reggio Calabria, per la CNews 24. E adesso, come ogni lunedì, passiamo all'ampia pagina dello sport. Partiamo dal calcio, Lega Pro, ecco risultati e classifiche. Melfi Casertana 0-1, Monopoli Acragas 0-1. Cosenza Catania finisce in parità 1-1, il risultato finale. Poi Ischia Messina 0-0, Catanzaro Foggia 0-3, Paganese Martina Franca 3-1 il risultato finale, Benevento, Lupa Castelli Romani 1-0, Lecce Juve Stabia 2-0, Matera Andria sarà giocata in posticipo. Per questa classifica Casertana in testa con 38 punti, seguita da Foggia 36 punti, Benevento 35, Lecce 34, Cosenza 31, Matera 28, Messina 26 punti, Andria 24 punti, Catanzaro 23 punti, Juve Stabia, Paganese 22 punti, Monopoli e Catania 20 punti, Acragas 19 punti, Melfi 18, Ischia 16, Martina Franca 11 punti e chiude la classifica Lupa Castelli Romani con soli 7 punti in classifica. E così, dopo il pari di sabato del Cosenza, in campo ieri il Catanzaro. Tra le proteste, ma con un rotondo 3-0, il Foggia porta via dal Ceravolo l'intera posta in palio. Rinviato l'appuntamento con il primo successo casalingo del nuovo anno, il Catanzaro lascia l'intera posta in palio al Foggia. Demeriti e meriti si equivalgono, i calabresi sprecano di più, i pugliesi sono invece dai cecchini, e quando non basta la mira, sono gli episodi di gara a dare una mano. Al triplice fischio a fare la differenza, oltre al rotondo 3-0 in favore dei Satanelli, saranno alcune decisioni arbitrali, quantomeno discutibili. La prima si verifica alla mezz'ora, poco prima del vantaggio foggiano, quando Bernardi viene tirato giù al limite. Per il direttore di gara è tutto regolare. Il capovolgimento di fronte, contropiede micidiale, errore di Squillace e gol di Sarno. Tra le proteste Bernardi stende un avversario e l'arbitro lo manda sotto la doccia. Svantaggio e uomo in meno, tutto in un colpo. Tuttavia le Aquile vanno vicinissime, al pari con Giampà e Moi poco dopo, ma il risultato non cambia nonostante anche il Foggia perda un uomo per espulsione. Prodotto che muterà ad inizio ripresa, ma sempre in favore del Foggia. Al primo affondo i rossoneri passano sul rigore concesso per questo fallo dubbio di Giampà su Sarno. Mancuso prova a far rialzare la testa ai suoi, ma Narciso si supera e mantiene il doppio vantaggio. Neppure il fresco Taddei riesce ad infilare il portiere pugliese da buona posizione. Chirurgico, invece, il Foggia, che nel finale cala anche il tris al Ceravolo. Alessio Bonpasso per la CNews 24. E in sala stampa il tecnico del Catanzaro Alessandro Erra ammette la sconfitta, ma torna sugli episodi che hanno deciso il match. Sentite. Risultato non... A mio avviso è ampio per quello che si è visto sul campo,
direi che l'azione che ha determinato praticamente la partita, che ha acceso un po' gli animi e è diventata praticamente poi un'arena, è stato l'episodio sul quale potevamo battere una coalizione dall'Inter e scaturito una ripartenza sulla quale ci hanno fatto gol in modo rocambolesco e tra l'altro è scaturita anche l'espulsione di Bernardi. Direi tutto là si riassume in una partita tutto sommato bloccata, nella quale avevamo contenuto bene una squadra che c'è superiore. Pazienza, però la squadra ha dato tutto quello che aveva, è stata in partita fino al terzo gol, perché sul 2-0 abbiamo avuto 3-4 situazioni clamorose davanti al portiere e già sull'1-0 anche con Giampa potevamo pareggiare, abbiamo avuto le nostre occasioni negli episodi determinanti della partita, non siamo stati bravi neanche fortunati direi. E adesso passiamo alla Serie D, ecco risultati e classifiche. Allora, per la 23ª giornata, Cavese Agropoli 1-1, Marsala Gragnano 2-2, Rende Scordia finisce 0-0, Aversa Normanna 2 Torri 3-0, Siracusa Frattese 1-1, Sarnese Gelbison finisce a reti inviolate, stesso risultato per il Roccella e il Noto, e ancora Vigor Lamezia Palmese 1-0, Leon Fortese Reggio Calabria 3-2. Per questa classifica la vediamo insieme, prima è la Frattese con 45 punti, seguita da Cavese a 43, Siracusa 41 punti, Reggio Calabria 35 punti, Aversa Normanna Leonfortese 33, Sarnese 32 punti, Vibonese 30, Due Torri 29 punti, Noto 28, Gragnano 27, Palmese 25, Agropoli, Marsala Rende a 24 punti, ancora Roccella 22 punti insieme a Gelbison, Scordia 17 punti, chiude la classifica la Vigor Lamezia con 15 punti. Ecco, continuiamo a parlare del Vigor Lamezia, va alla Vigor il derby tutto calabrese della quarta giornata di ritorno di Serie D. I lamettini strappano i 3 punti grazie ad un clamoroso errore del portiere nero-verde. Vediamo. Ad oggi non cambia nulla in classifica, ma il derby messo in tasca dalla Vigor potrebbe essere un successo pesantissimo in chiave salvezza. Al Dippolito cade la Palmese al secondo capo consecutivo, il terzo nelle 4 gare del girone di ritorno. Decisivo il clamoroso errore del proprio portiere che regala i 3 punti ai cugini lamettini. Episodio che spacca, un equilibrio totale. Nel primo tempo più sbadigli sugli spalti che le azioni degne di nota in campo. È la Palmese ad arrivare di più nei 16 metri avversari, ma né Piemontese né Saturno riescono a trovare il gol. Ad inizio ripresa, lo sfortunato intervento di Barillà sul cross, senza pretese di Golia, che spalanca la porta a Fioretti per il vantaggio di casa. Poi, praticamente più nulla, fino al triplice fischio, se non un tiro di Novello che procura solo brividi, niente di più. Adesso è ufficiale, la Palmese, che non vince dallo scorso 29 novembre, deve guardarsi indietro. Bene la Vigor, al sesto risultato utile di fila in casa. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Andiamo a Roccella, dove la squadra di Mister Galati si fa nuovamente fermare in casa sul nulla di fatto. Zero gol, zero emozioni, zero tutto. Al Ninetto Muscolo tra Roccella e Noto a vincere, la paura di perdere. Così il pareggio a reti inviolate tra Amaranto e i siciliani fa felice soprattutto l'11 di Cacciola, arroccato per larghi tratti di partita nella propria metà campo, a ribattere alle sporadiche iniziative della squadra allenata da Ciccio Galati. Le palle gol roccellesi si contano sulle dita di una mano. A metà del primo tempo è un destro di Laribi, ben servito da Ciccone, ad essere respinto da Ferla. Dopo 60 secondi, sugli sviluppi di un corner, è Marco Sorgiovanni a sprecare davanti all'estremo difensore, ma è solo un fuoco di paglia, perché i padroni di casa faticano tantissimo ad impostare una manovra degna di nota e non bastano cuore e generosità nella ripresa a scardinare il fortino del Noto. Il non aver sfruttato le tante palle inattive e la scarsa lucidità nell'ultimo passaggio sintetizzano l'attuale momento roccellese, coinvolto più che mai nella bagarre della zona playoff in una classifica che più corta di così non si può. E lo scontro tra disperati di Vallo della Lucania tra 7 giorni contro la Gelbison è un appuntamento che vale un bel pezzo di salvezza. Da Roccella per la CNews 24. Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione oggi alle 16.30, adesso come ormai di consueto un breve riepilogo dei principali servizi del nostro telegiornale. Buon proseguimento!
Marocchino, 25 anni, commerciante ambulante di tappeti residente a Luzzi. Viene arrestato all'alba dagli agenti della Digos di Cosenza e del servizio antiterrorismo all'epilogo di un'indagine antiterrorismo coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. L'Andrangheta continua a rappresentare un pesante fattore frenante per lo sviluppo economico e sociale della Calabria. Il dato emerge prepotentemente dall'ultima relazione che la DIA ha consegnato al Parlamento, un report che racconta come e dove i tentacoli delle 'ndrine si sono arrampicati nel primo semestre del 2015. L'uomo dei rifiuti nella holding 'Ndrangheta si chiamava Salvatore Aiello, cugino del boss degli Arcodi, Orazio De Stefano, oggi un collaboratore di giustizia. Tra il 2007 e il 2010 è stato direttore tecnico di Fata Morgana, municipalizzata e impegnata nella raccolta differenziata a Reggio, azienda che avrebbe fatto parte di quel sistema orchestrato per consentire alla 'Ndrangheta di controllare il business dei rifiuti. Soli 100 euro al mese ed un posto letto in container fatiscenti, braccianti agricoli italiani ed extracomunitari venivano sfruttati da una rete illecita di caporalato operativo nella Sibaritide. L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza ha portato alla denuncia di 6 persone. Rinviato l'appuntamento con il primo successo casalingo del nuovo anno, il Catanzaro lascia l'intera posta in palio al Foggia. Demeriti e meriti si equivalgono, i calabresi sprecano di più, i pugliesi sono invece dai cecchini, e quando non basta la mira, sono gli episodi di gara a dare una mano. Al triplice fischio a fare la differenza, oltre al rotondo 3-0 in favore dei Satanelli. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.